Gentile signore, cosa gli piace di più di questo menù? Ci faccia sapere. Carciofi, ti piace? Oh, sembra che gli piaccia tutto. È bello. Ti piace? Sì, è bello. Secondo voi ragazzi, no, cosa sono questi? Gli danno fastidio, danno vedere si muove. Scrivete nei commenti se sapete che animali sono. A me piacciono ragazzi, sono bellissimi. Benissimo ragazzi, dopo aver visto un po' di animali si corre, il percorso è meraviglioso. Pronti? 30 minuti Dado? Sì. Vamos. Parte. Si parte. È bello. Questi sì che sono posti belli per correre. Il fiume alla nostra destra è un sentiero in mezzo a questo bosco. Questa adesso ha mangiato moltissimo, si corica ed esce domani. Il signore ha ordinato un massaggio? Gli piace o vado? No, non lo so cosa sta. Non lo so se gli piace. È pericoloso. Bene amici, come promesso, adesso, dopo la corsa, andiamo a visitare la città. 8 minuti, 4 chilometri e ci parcheggiamo vicino al centro. Ragazzi, spettacolo assoluto. Domenica mattina e noi siamo già a passeggio. Sono le 11:10. Va benissimo. Corsa, docce, tutto fatto, in ordine, come sempre. Merenda. E adesso vi facciamo vedere questa città. Ve l'ho detto ieri sera, ci troviamo a Oloron Saint-Marie. C'è un punto bello dove ho visto delle foto in internet, c'è un ponte, il fiume e tutte le case costruite ai margini del fiume, in alto, sulle sponde. Andiamo a vedere se riusciamo a fare una ripresa lì. Credo sia qua dietro. Forse il ponte è proprio qua avanti. Guardate che bello questo ristorantino con i tavolini di fronte al fiume. Avrei voluto farvi vedere un pezzo, magari una bella dronata qui sul fiume, ma è impossibile. Vietatissimo il drone anche qua, vietatissimo ovunque ormai. Thank you.
artisan, boulangerie e pâtisserie. Ci siamo comprati due baguette tradizionali croccantissime. Stavano facendo anche i polli a fianco in strada. Solo che abbiamo il frigo pieno di roba, quindi polli niente. Adesso rientriamo in camper e ci cerchiamo un bel parcheggio, pranziamo e poi proseguiamo. Si parte, ragazzi, si parte, si lascia anche questa città e si va avanti verso Bordeaux. Carico e scarico trovato in questa cittadina, non so neanche dove siamo, tutto curato, bellissimo, verde dappertutto, che bello, panchine. Adesso vuoto al volo le grigie e la cassetta e andiamo a parcheggiare in un posto carino che ho visto. Adesso Rita ci prepara il pranzo e noi prendiamo una boccata d'aria. È tutto curatissimo, tutto bello, tutto verde, tutto i tavoli, panche dappertutto. Questi borghi, queste zone della Francia sono davvero molto belle, guardate. Però momento barzelletta, Dado barzelletta. Ci vuole raccontare una barzelletta. Sentiamo, siediti. Allora, il primo momento barzelletta del canale. Sentiamo. Allora, una persona che stava camminando in una salita, vede una macchina che sale in retromarcia. Lo ferma e gli chiede: ma perché stai salendo in retromarcia? E lui dice: beh, mi hanno detto che sopra non c'è spazio per girare, quindi salgo in retromarcia. Lo lascia salire e dopo un po' lo vede scendere di nuovo, sempre in retromarcia. E stavolta gli chiede: ma perché scendi in retromarcia? Perché alla fine lo spazio per girare c'era. Perfetto, 1:20, siamo pronti per pranzo. Due spaghi, aglio e olio. Poi, che ci fai Rita? Due fettine? Due fettine, polpettine per Dado. Ah, una macedonia, abbiamo comprato il pane fresco stamattina. Non ci manca nulla, prendo il vino e si pranza. Buon appetito e grazie Rita. Baguette artigianali e non so quelle della Lidl, queste sono fatte stamattina in panetteria francese. Pranzo e riposino fatti, ragazzi, siamo di nuovo in marcia, 41 minuti e ci riparcheggiamo sempre più verso il nord della Francia, direzione Bordeaux. Stavamo discutendo sul fatto con Rita che ogni città che incontriamo è bella e sarebbe da visitare. Anche questa sembrava troppo carina, ma se ci fermiamo in tutte le città in Norvegia arriviamo tra 15 anni. Davide, guida Davide il pezzo finale. E quindi adesso proseguiamo un pezzo. Thank you.
Finalmente ci siamo parcheggiati, sono le 6:25, sempre più vicini a Bordeaux. Abbiamo attraversato tanti paesetti, tante campagne, molto bella questa zona della Francia. Adesso siamo vicini a un lago e tanta gente qua viene proprio come al mare a fare il bagno, vi faccio vedere. Un po' di relax dopo tante ore di guida ci sta, c'è un caldo, 30 gradi ci sono, però nei giorni prossimi, peccato, dovrebbero scendere drasticamente, forse passare addirittura dai 30 di oggi a 16, vedremo. Questo è stupendo, oggi è domenica, è pieno di gente, domani sicuramente non c'è nessuno, ma non dovrebbe più fare questo caldo. Ordine, pulizia, organizzazione in Francia pazzesca, ogni cittadina, le case delle cittadine perfettamente curate, tutte col prato verde tagliato, tutte le aiuole potate, pazzesco, non siamo abituati a vedere cose del genere, non siamo così. Prima di arrivare in quella spiaggia c'è questo parco con panche, meraviglioso. È sulla neve. Ok. Aspetta, da qua me lo ricordo. Stasera in TV la MotoGP e Rita ci prepara delle zucchine e peperoni ripieni al forno. Non so cosa scegliere, i peperoni di sicuro. MotoGP in secondo piano. 26 minuti alla gara e Rita ha sfornato i peperoni ripieni. Togliamo il vino e ci seriamo a tavola. MotoGP, bella cena, bicchiere di vino. Cosa vogliamo di più dalla vita? Niente, zero. Va bene, va benissimo. Va benissimo, va benissimo. E comunque, ridendo e scherzando, siamo già a 1:30 da Bordeaux. Piano piano stiamo salendo. Bordeaux la visitiamo al 100%. Ci siamo? Sì. Ragazzi, abbiamo salutato il laghetto, purtroppo non abbiamo potuto godere, guardate la giornata, comune del parco naturale regionale delle Landes e del Gascogne. E adesso ci parcheggiamo di fronte, è mezzogiorno, ha appena finito Davide di fare la scuola, ci parcheggiamo di fronte. C'è freddo, ormai. Oh, c'erano 28 gradi ieri e poi oggi precipitate ce n'è 14 e pioggia. Comunque, dicevo, parcheggiamo di fronte a un museo, se si può chiamare così. Si può vedere come vivevano oltre 100 anni fa le persone in queste zone, quindi quello che coltivavano, varie strutture che avevano, il loro treno. È una cosa interessante, un sito interessante. Noi ci avviciniamo e lo visitiamo, poi vi faccio sapere quando entriamo, perché entriamo dopo pranzo, quanto si paga e qualche altra informazione più dettagliata di questa. Tempo davvero pessimo, piove e temperature crollate. Adesso compro il pane. Stavo guardando un po' di prezzi di vini, accettabili, 5 euro, 4 euro, 6 euro, niente di così spaventoso in una botteghina, alla Lidl francese costeranno molto molto meno. Chateau Grand Fond, Bordeaux 2022, il primo vino francese che mi compro. Dritti Bordeaux, ma ci andremo domani, oggi abbiamo voglia di visitare questo ecomuseo. Rita, di cosa si tratta praticamente? Niente, è una ricostruzione, sì, oppure? Fanno delle rappresentazioni per ricostruire la vita di queste zone. Di queste zone 100 o più anni fa. Ok. So.
c'è tanta gente, abbiamo già visto i trenini dentro, i treni che usavano all'epoca, forse si sale anche sui treni. Comunque parcheggiamo, pranziamo ed entriamo anche noi. Il verde che stiamo vedendo in Francia non l'ho mai visto in vita mia, forse solo in Val d'Aosta. C'è un tagliere. Comunque amici, le baguette francesi ovviamente non c'è paragone con quelle che compri nei supermercati industriali, queste sono fatte in casa da loro, sono squisite, finalmente pane buono. Adesso lo taglio e le congelo un po'. Quando mettiamo a bollire i ravioli, questi ravioli, siamo obbligati a salutarti, ma ti salutiamo con grande piacere, Alessandro. Ciao Alessandro. E Arianna. Ciao Arianna, fantastici sti ravioli. Adesso ce ne rimangiamo 25 in 3 e poi siamo già pronti, siamo già di fronte all'ingresso di questo ecomuseo. Non vedo l'ora di entrare, di vedere di cosa si tratta. Poi proseguiamo per Bordeaux. Dormiremo forse proprio vicino a Bordeaux, così domani mattina a scuola di Davide di pomeriggio la visitiamo. Invece Roby, il Bordeaux lo dedico a te, te l'ho scritto in un messaggio che appena avrei comprato la prima bottiglia, il primo bicchiere l'avrei bevuto alla tua salute. E non mi dimentico. E godetevi la vacanza a Barcellona. E quindi salute, lo gustiamo. Che profumo. Dado, tu che sei l'operatore. Buono. Bel profumo? Sì. Mamma mia. Io adoro il profumo del vino e della birra, buonissimo. Beh, non sei mio figlio per niente. Che buono. Bene ragazzi, pranziamo e usciamo. Pronti? Pronti. Bene, pronti, ravioletti. E vai che ce n'è. Oggi con pesto di rucola. Pranzetto fretta e furia, 1:30 siamo già pronti. Andiamo a visitare l'ecomuseo. Pronti? Andiamo. No, ci penso io, scendi. Andiamo. Ecomuseo de Marquez. De Marquez. O de Marchese. Comunque, paghiamo i biglietti ed entriamo. Il treno parte alle 2:10. Prima del treno ci sono due padiglioni, due esposizioni da vedere. Andiamo. Questo è il signore, l'artista, il pittore, che ha fatto tutti questi quadri che ci sono nella prima esposizione, ma poi visiteremo tutti gli alloggi, vedremo, siamo appena entrati. Scaramusta corallio rinoceronte. Questi tutti gli insetti che si trovavano in queste lande. Vedete, i pastori delle lande qua ci fanno vedere che camminavano sopra questi trespoli, trampoli. Vedete, forse era per poter vedere il gregge da lontano, non lo so. La distillazione della resina. Eh sì, questi dovevano essere i libri contabili dell'epoca. Delle entrate per tutto il loro lavoro.